35.000 spettatori paganti per il 150esimo derby calcistico torinese diretto da Concetto Lobello. Hanno vinto i bianconeri per 3-0. Al 19esimo, su punizione di Haller, Cucureddu sorprende il portiere Pinotti. I bianconeri sono così in vantaggio per 1-0. Si riprende con il Torino proteso all'attacco. Ma sono invece i bianconeri a sfiorare il raddoppio con Haller. Il tedesco tira in corsa, palla sull'esterno della rete. Al 13esimo, secondo gol. Leonardi va via in contropiede, sfugge a Fossati e Bolchi e sull'uscita di Pinotti mette in porta. Dopo questo gol, il Torino si scatena all'offensiva. Manovre decise e convulse che impegnano severamente la retroguardia bianconera. Su corner di Sala, Tancredi respinge di pugno. Riprende Carelli indirizzando a bersaglio, ma Morini salva in angolo a portiere battuto. Testa di Petrini, palla a Carelli che si destreggia e tira. Tancredi devia bravamente in angolo. Quarantaquattresimo, Anastasi va via in contropiede. Gran tiro di sinistro e palla in rete. 3-0.